Buongiorno a tutte amiche mie, eccomi qua nella mia cucina. Allora, vi ricordate l'anno scorso che vi ho fatto vedere come si fanno i pizzi? Soltanto che l'anno scorso non riuscivo a collegare i video. Facevo prima fase, seconda fase, terza fase. Ora ho imparato come si fa. Quindi vi voglio far vedere passo passo come si fanno i pizzi, gli ingredienti e la farcia per mettere dentro i pizzi, cioè il sughetto che si fa con le cipolle, le olive, i capperi. Si fa anche con le zucchine, con le rape, come volete voi. Io in questo caso lo faccio con il tradizionale, quello con le cipolle, con i capperi, con le olive. Quindi ora vi faccio vedere tutto il procedimento di come si fa, perché voi avete ragione, perché io ho rivisto i video e non si vede dall'inizio alla fine. Quindi ora, per scusarmi con voi, voglio farvi vedere tutta la ricetta completa, ok? Io comunque sono Francuzza, provengo da un paese della provincia di Lecce, bellissima, stiamo a 5-6 km dal mare, siamo ancora in zona rossa. Quindi per voi vi faccio vedere tutto il procedimento dei pizzi nostri tipici leccesi, che potete anche bellissimamente farlo voi che abitate al nord, va bene? Perché penso che tutti quanti voi siete venuti qua nel Salento nostro, mangiate le cose belle e saporite, eh? Come dice la Francuzza. Quindi, se volete, a chi ancora non è iscritto, io ho un canale su YouTube, va bene? Francuzza Bortone mi trovate, oppure su Facebook, La Cucina di Francuzza, e lì troverete tutte le mie bellissime ricette, casuntu facili, belle e saporite. Allora, bando alle ciance, una buona giornata e buona visione, eh? Guardate tutti i passaggi miei. Non fa niente che ogni tanto mi scappa la parola dialetto, eh? Perché voglio dire, siamo abituati a parlare cose come i siciliani, come i napoletani, che ogni tanto si mettono a parlare il napoletano, il romano, che a me mi fanno ridere tanto, come io faccio ridere a voi perché parlo lusalento, leccese. Ok? Dai, forza! Allora, mi posiziono il cellulare così, così almeno vedete. Quindi ci servono 600 g di farina di semola, eh? Semola rimacinata. Quindi 600 g di farina di semola, 400 ml d'acqua tiepida, 50 g di olio extravergine di oliva, che poi potete mettere anche di più, non vi fa male, eh? 10 g di sale fino nell'impasto e 6 grammi di lievito di birra. Quindi andiamo a mettere subito la stessa acqua dei 400 ml, vado a mettere un po' d'acqua qua dentro alla coppettina dove ci ho messo il lievito, lo faccio sciogliere, lo sciogliamo bene bene, ecco. Vado a mettere un pizzico proprio di zucchero. Ecco fatto. Oh, quindi, una volta fatto sciogliere il lievito, allora io vado a mettere l'acqua. L'acqua dentro questa ciotola, il lievito, ok, l'olio, e andiamo a mettere la farina. Mo' mi aiuto con un cucchiarino, poi faccio con le mani. Tanto che si assorbe tutta la farina. I pizzi vi escono meglio con la farina di semola, non è con la farina bianca. La farina bianca serve per facilitare le pizze. Anche quando dovete fare la focaccia rustica serve la farina di semola, che vi esce più morbida. Quindi adesso vado a lavorare con le mani. Dopo ci mettiamo il sale. Ecco.
quindi 10 grammi di sale, bello abbondante, e impastiamo. L'impasto dei pizzi non vi deve uscire né molle 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 e né dura, una via di mezzo, come quando facciamo le pittule, va bene? Un po' più dura di quella delle pittule, dell'impasto delle pittule. Questa ora, vedete, già si è rappresa tutta la farina. Ecco, vi deve uscire bella appiccicosa. Adesso io la vado a mettere dentro una coppetta e me la vado a chiudere con la pellicola, in modo che fa la lievitazione e poi fino al raddoppio, perché questa poi più la lasciate meglio è. Eccola, vedete, così vi deve uscire molle, una cosa appiccicosa, così, vedete, no? Guardate, quando vedete che è così, è pronta, è buona. Ecco, guardate, così, molliccia, né molle molle e né tosta, ok? Allora, adesso la andiamo a coprire con una pellicola e la lascerò lievitare, perché io la sto facendo stamattina, però i pizzi mi servono per stasera, quindi più la lasciate meglio è. Se poi voi la volete fare la mattina per il mezzogiorno, me la impastate verso le 8 la mattina, la lasciate 3 ore fino al raddoppio, se vi serve subito, eh. Quando vedete che si è gonfiata, che si è lievitata bene, potete fare i pizzi, che mo vi faccio vedere come dobbiamo fare i pizzi. Mo intanto questa la copro con la pellicola e quindi la lascio riposare, e poi vi faccio vedere il procedimento del ripieno dei pizzi con le cipugge, mo vi dite, mo. Ora ho preso una coppa, metto dell'olio sotto, faccio vedere anche questo passaggio, perché è importante. Si mette l'olio dentro la coppa, si prende l'impasto, faccio vedere, tocca avviditi tutto, oh, e me la vado a mettere dentro alla coppa, così, vedete? Ci vado a mettere un filo d'olio sopra, perché Lupizzo vuole l'olio, ecco, vedete? Ve la aggiustate. E andiamo a prendere adesso la pellicola. Prendiamo la pellicola che ce l'ho. Ecco. La pellicola me la vado a mettere sulla coppa. La vista sa gonfiare. L'impasto deve arrivare sopra la coppa. Quando vedete che l'impasto è arrivato sopra la coppa, è pronto. Questa bastano 2 ore, però io ripeto, mi servono per stasera e la lascio. Perché più la lascio, più buoni sono. Ecco, così, no? Ecco, me la lascio così, vedete? Vedete come è vuota la coppa? Ma vedete come si lievita. Allora, adesso andiamo a fare il condimento dei pizzi, quindi mettiamo l'olio, vado a tagliare la cipolla, 3 cipolle, tagliatela come volete, anche perché questa si scioglie.
vedete? No. Questo è l'impasto che dobbiamo mettere nei pizzi. Una bella cipollata, che questo impasto che vi sto facendo vedere, questo già c'è su YouTube, questo impasto, il condimento per mettere i pizzi. Questo comunque è anche il condimento da fare per le focacce rustiche, è identico, uguale. Quindi se non volete fare i pizzi o ne fate di più, potete anche fare l'impasto della focaccia rustica e mettere questo condimento, perché si mette questo condimento soltanto che all'impasto della pizza della focaccia rustica, io metto il tonno, cosa che qui non lo metto il tonno nei pizzi. Ok, vedete? Sto facendo rosolare un po' la cipolla e poi andiamo a mettere le olive quelle che nocciolate, senza nocciole, perché ho paura che casomai qualche bambino si fa male ai dentini, ma anche a noi adulti. Ci vanno le olive quelle belle paesane, però siccome che devono mangiare i bambini, io metto sempre queste olive senza il nocciolo. Quindi due capperini e il pomodoro pelato. Aggiungo un po' di sale. Da mettere un po' di pepe. Potete mettere anche il peperoncino. Come si fa, no? Ve le avvicino così almeno vedete più da vicino. Quindi una volta che sono ammaccate le cipolle, vedete, allora vado a mettere le olive, vado a mettere tutto, le olive, i capperini e il pelato. Amalgamiamo tutto e lasciamo cuocere per 10 minuti. Questo lo dovete tirare bene bene, non c'è bisogno che mettete acqua, perché adesso lo vado a coprire con il vapore acqua e si forma l'acqua della cipolla e del pomodoro, va bene? Si deve cuocere con questa stessa acqua. Quindi poi dopo assaggeremo di nuovo con il sale, vediamo come va. Facciamo raffreddare e poi questo qua si deve mettere tutto nell'impasto che vi ho fatto vedere prima dei pizzi, ok? Però deve essere freddo, infatti lo sto facendo adesso, così nel pomeriggio si è raffreddato e possiamo metterlo nell'impasto, perché deve essere freddo l'impasto, non caldo, ok? Ci vediamo dopo. Eccoci qua, amiche mie, allora, sono trascorse 3 ore, guardate la mia lievitazione, guardate. Quindi ho preparato la farina di semola, perché dobbiamo mettere adesso i pizzi qui dentro. Quindi l'impasto si è raffreddato, vedete quello che vi ho fatto vedere, quindi andiamo a mettere tutto nell'impasto, ok? Questo adesso lo sgonfiamo e vado a mettere tutto il sugo, il condimento dentro all'impasto, così. Oh, quindi adesso con le mani andiamo a pasticciare tutto, a impastare, mani ben pulite, e andiamo a mescolare tutto così. Impastate bene, perché deve prendere tutta la
il condimento bene, si deve amalgamare bene nell'impasto, eh? Usciranno dei pizzi favolosi. Poi, una volta che noi facciamo i pizzi, li lasciamo riposare un'oretta prima di infornarli, perché si devono rigonfiare di nuovo questi, eh. Ecco qua, vedete l'impasto come vi è uscito morbido, eh? Morbido, guardate, guardate, vedete? Così vi deve uscire l'impasto, eccolo qua. Mischiate bene. Ecco fatto. Una volta mescolato tutto per bene, allora prendiamo la farina di semola. Mi metto così in modo che voi mi guardate bene. Io ho preparato una teglia con la carta forno. Quindi tutto bene a portata di mano, eh? Quindi prendiamo un po' di pane così di impasto, vedete? Poi le potete fare grandi, piccole, come volete, così, vedete? E lo andiamo a immergere nella farina, così, ok? E gli buttiamo la farina di semola sopra, la girate così, tipo pagnottella, eccola qua, così. E la mettiamo sulla teglia. Li andiamo a sistemare nella teglia. Quindi andiamo a prendere, la mettiamo nella farina, vi regolate voi quanto le volete, grandi, si possono fare anche più grandi, di queste qua. Ecco qua, vedete come vi escono bellissime, no? Queste sono buonissime come aperitivo, come cena, come tutto, eh? Su, buonazzi proprio. Così, vedete? Girate. Ecco fatto. Qui sti sulle pizze. Questo è tutto un video, così almeno non c'è né prima fase né seconda fase, eh? Ve lo faccio vedere per intero. Ecco fatto. Tre ore è rimasta a lievitare, perché poi le devo lasciare pure un'altra oretta e poi forno 200 gradi per una mezz'oretta, 30-40 minuti. Vi regolate voi quando vedete che sono belle abbronzate e sono già pronte queste.
Gli diamo un quarto d'ora di cottura. Poi se vedete che ci vuole ancora, lasciateli 5-10 minuti ancora, perché tanto non fa niente. Più rimangono, meglio è. Eccole qua. Adesso devo andare a prendere un altro legame, però ve lo faccio vedere dopo. Quindi, guardate, che meraviglia. I miei pizzi, vedete? Eccoli qua. Questi li lascio adesso un'oretta, così si rigonfiano e poi dopo li andiamo a infornare. Poi ve li faccio vedere cotti, ok? Eccoli qua, vedete? Quindi lasciamo riposare un'ora e poi andiamo a metterle nel forno. Ed eccoli pronti, amiche mie. Guardate, guardate la morbidezza. Guardate la morbidezza. Questi sono ancora caldi, ma facciamo che si raffreddano. Che spettacolo, guarda.